Sentite. Allora, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max e anche oggi vi parlo dal Zanzibar dove sono venuto. Ora parliamo di altro, oggi parliamo di oro e di grande reset, però chi mi conosce un po' sa che io mi occupo anche del piano B e piano C per coloro che anche temporaneamente si vogliono spostare in Tanzania o a Zanzibar, vista la situazione di emergenza nella quale versa l'Europa, diciamo l'Italia e tutto il mondo occidentale. Quindi allora abbiamo già iniziato la discussione e con noi c'è come al solito il dottor Walter Manca che rappresenta l'azienda Westa che io raccomando in questo momento per particolari investimenti in oro e poi anche Stefano che mi assiste in regia, come si dice. Allora, do il benvenuto a tutti. A questo punto abbiamo già iniziato la nostra discussione un attimino e ecco, volevo chiedere se ci sono delle domande a questo punto. Prego, fate pure tutte le domande, ci sono degli amici nuovi per la prima volta che ci seguono, credo. E, insomma, se avete le domande, fate pure le domande, se no magari faccio una breve presentazione io di quello di cui vorrei parlare oggi. Ecco, poi insomma le cose sono, chi mi segue sa che grosso modo sono sempre le stesse. Prego, ci sono delle domande? Fatele pure, non abbiate, insomma, siate timidi. Gli interventi più importanti, no, sono quelli in cui c'è partecipazione attiva. C'è una partecipazione, insomma, si sa, no? C'è una partecipazione passiva, quella di quello che ascolta e va bene lo stesso, è una partecipazione attiva. Ecco, allora io, diciamo, in parlando di cose anche abbastanza nuove, no? Come quella dell'oro, qui si fa un gran parlare, ma esperti ce ne sono veramente pochi in giro. Insomma, poi le trasmissioni migliori sono quelle, insomma, in cui ci si scambia idee, ci si scambia informazioni, c'è partecipazione. Allora, c'è nessuno Ciao, che ha. posso Prego. fare? Sì, posso fare io una domanda? Certamente. Ambai, come vuoi che essere chiamata? O Umbi? Umbi? Umbi, scusami, ho letto l'americana. Prego, No, Umbi. beh, potrebbe essere un'idea, però, bello, vai. Allora, io sì, mi sto approcciando a qualche acquisto di oro. Per adesso mi sono rivolta a bancometalli della mia zona, ok? Poi Sì. piano piano sto valutando. E ti ascolto proprio per diciamo crescere in questo senso, quindi fare anche delle scelte diverse. In questo momento ti voglio chiedere un particolare riguardo le lamine, Sì. lingotti o lamine. È Sì. vero che la lamina è più conveniente perché non ha lavorazione? Prima domanda. E secondo, è vero che poi la lamina, non so, una lamina, faccio un esempio, da 50 grammi, non so, valore 2.500 euro. È vero che si può spezzettare, quindi io potrei vendere, non so, un quarto di lamina ed è riconosciuto questa cosa qua? Oppure, diciamo, sono cose così campate per aria? Allora, queste risposte le so, le so, però preferisco che il dottor Manca, che sono cose un pochino più tecniche, ti dia la risposta a lui perché è di sua competenza. Prego, Walter. Eccomi qua. Allora, le lamine effettivamente costano di meno perché non hanno la lavorazione e diciamo che stiamo parlando di due cose diverse rispetto ai lingotti. I lingotti hanno un loro codice identificativo, cosa che di solito le lamine non hanno. Poi ci sono le lamine divise in placchette da 1 grammo ciascuna, ecco perché c'è la possibilità di venderle anche singolarmente. Ovviamente bisogna avere i canali adeguati sia per l'acquisto che per la vendita e anche qui conoscere quel differenziale, quello spread tra acquisto e vendita che rappresenta il guadagno del commerciante. Non so se la risposta può. Sì, alla Ok, sì, fine, poi tu mi c'è. consiglieresti per investimento da scegliere un lingotto da investimento, premesso
Che è corretto tutto quello che hai detto, cioè bisogna poi valutare acquisto, vara, vendita, un futuro. Però come investimento ha lo stesso valore? Oppure il vero investimento è il lingotto? Ma per conto mio, stai chiedendo all'oste se il suo vino è buono? Per Non conto stiamo parlando mio, di l'oste. oro, comunque. Sì. Cioè, nel senso che non so, perché tu non tratti lamine, no? No, assolutamente no. Ah, Auvesta ok. ha ideato un sistema, un servizio che risolve praticamente tutti i problemi dei clienti. Dall'acquisto al deposito e alla vendita, ed è gestito online in frazioni di grammi, per cui ci sono anche le possibilità dei piani di accumulo. Detto questo, è un aspetto diverso perché Auvesta lavora esclusivamente con i lingotti Good Delivery, quindi il massimo livello di qualità e di sicurezza dei lingotti d'oro. E non prevede, perlomeno non è non, una qualità più bassa, che è quella poi delle lamine, il motivo per il quale con una lavorazione completamente diversa hanno anche un costo diverso. Ma personalmente preferisco una gestione totale, è stata la mia scelta inizialmente, è quella che negli anni mi ha soddisfatto, anche per non avere i problemi di andare con il mio oro dal compro-oro o dall'operatore professionale che poi me lo riacquista e così via. C'è un sacco di problematiche collegate e soprattutto collegate al piano di accumulo che mi permette di utilizzare anche frazioni di grammo come deposito. E, detto questo, ognuno fa le scelte sulla base delle proprie esigenze, per cui se ha un luogo di custodia dell'oro, l'obiettivo è quello di avere oro in casa, che sia in formati particolarmente comodi anche per vendere frazionatamente, forse la soluzione delle lamine può essere una soluzione ideale perché praticamente a parità, anche se non è proprio parità di prezzo, permette una gestione molto più snella. Però, ripeto, è una Allora, questione posso di intervenire un attimo? scelta personale, Posso senz'altro. intervenire un attimo? Allora, guarda, per precisare, no? Vediamo a punto della situazione. Ti ringrazio la domanda. Allora, il discorso è questo. Il dottor Manca lavora per Auvesta, giusto? Quindi è evidente che lui ha, avendo un contratto di esclusiva con la sua azienda, non può vendervi altre cose che sono poi potrebbero essere in competizione con Ovesta. Io sono in una posizione completamente indipendente. E siccome molti amici ci hanno chiesto di comprare oro sfuso, mi hanno chiesto la consulenza anche su questo, io mi sono attivato attivamente e ho preso contatto con due banchi metalli. Allora io ve lo posso anche dire le cose come sono, perché io mi piace la chiarezza. Ho contattato Oro Villa e ho azienda con la quale ora poi ve la dirò, ve lo dico, un'altra azienda sempre nel Milanese. Con Oro Villa purtroppo non abbiamo potuto fare niente, per diverse ragioni anche tipo fiscale e commerciale. Con l'altra azienda invece sono, credo, a un buon punto e quando sarò pronto ve lo comunicherò ufficialmente. Quindi l'altra azienda, quella che dicevo nel milanese, vende anche lastre. Quindi a questo punto, se uno vuole comprare lastre, a me va benissimo, perché vedete, l'oro è un po' come il vino, no? Nel senso che se è conservato bene non ha importanza se è in una botte o nell'altra, anche se c'è molta differenza. Tra qua ci potrebbe anche essere molta differenza perché il vino invecchia, invece l'oro non ha bisogno di invecchiare. Che sia in un lingotto Good Delivery, che sia in una lastra, non fa nessuna differenza. Però approfitto per dire che l'osservazione che faceva l'amica Umbi è corretta: se te ti compri una lastra, te la puoi anche tagliare
e rivenderle. C'è nessun tipo di problema, dai, hai quel vantaggio lì. Quindi io, se mi chiedete vi conviene o quale conviene, non ho nessun pregiudizio nei confronti della LAFT, perché sono anche una persona molto pratica, e se mi consegnano dell'oro a casa, perché no, mi consegnano delle piccole lastrettine, se vogliono la taglio a metà e ne vendo la metà. È un po' come le monetine che io suggerisco di comprare, di mettersi 5-10 mila euro di monetine a casa. Però a questo punto è d'obbligo che vi faccia una precisazione. Si parla sempre di oro sfuso. Quando si compra oro sfuso, l'azienda dove lo comprate vi emette una fattura e quindi bene o male rimane traccia di quello che comprate. Chi ha letto il report se lo ricorderà. Io pongo l'attenzione su questo aspetto, perché non posso consigliare, vista la storia sull'oro, non posso consigliare di comprare grandi quantità sfuso, perché già nel 1933 in America, grazie a Roosevelt, ma poi successivamente sia in Germania che in Italia con Mussolini, i governi rastrellarono tutto l'oro sfuso che era a disposizione, quindi io quello che dico l'oro nostro di poveracci, ma si guardarono bene da rastrellare l'oro nei cavò, quello mica lo toccarono, era l'oro dei ricchi, è l'oro delle multinazionali, è l'oro dei Rothschild, è l'oro dei Rockefeller, via, non me li fate dire tutti questi nomi qui, già c'ho già tanti nemici, no? Non ne voglio... Però capite che quell'oro lì è oro in linea di massima all'interno di fondi fiduciari e quindi non lo tocca nessuno. Ecco, mentre è abbastanza facile se si va incontro al grande reset, e questo approfitto per precisare questo punto perché è proprio il tema di cui volevo parlare oggi, e ci sarà con molta probabilità un rapporto diretto uno a uno tra le monete digitali con le quali, sulle quali stanno già lavorando. Io ne ho parlato negli interventi precedenti, sono stato il primo in Italia a dirvi queste cose. Il dollaro dovrebbe prendere il nome di Ripple e sarà garantito uno a uno con l'oro. Cosa avviene? Avviene da un lato che rastrelleranno tutto l'oro in circolo, perché avranno bisogno di materia prima, avranno bisogno di garantirlo all'oro, quindi si ritornerà al gold standard, che poi sarà un mineral standard, perché ci saranno diverse monete e ogni di questa moneta sarà collegata a un metallo diverso, e allo stesso tempo il prezzo dell'oro schizzerà chissà quanto, perché più vale l'oro più moneta digitale loro potranno stampare, e questo stampare non si stampa niente, diciamo ti daranno sul microchip che ti impianteranno probabilmente nel sottocute o della mano destra o della fronte. Io questi aspetti, anche questi qui, li ho trattati nell'appendice di una trilogia che ho scritto sul nuovo ordine mondiale, per chi non mi conosce, e quindi sono queste che vi dico sono cose che vengono direttamente dalla bocca di Nick Rockefeller, che rilasciò queste dichiarazioni ad Aaron Russo, che poi le ha passate a Jones, Alan Jones, che le ha riportate in una famosa intervista che appunto tradotto e ho riportato nell'appendice del volume 2 della trilogia dedicata al nuovo ordine mondiale, nel quale io tratto tante cose, perché questo è frutto dei 20 anni, per l'esattezza 21 anni che ho passato in America e ho studiato un pochino tutti questi autori, va bene? Ora, chi è interessato a documentarsi, posso dirvi seriamente, io metto a disposizione gratuitamente il link che si può scaricare nel formato ovviamente ebook, vi mando il link e si scarica il file, sono 1042 pagine dove io parlo di tantissime cose, va bene? Allora, chi vuole invece comprare il libro su materiale cartaceo, l'unico
editore che io ho trovato, tra virgolette, disponibile è stato Amazon, che poi vende in America e non era in contatto più con nessuno in Italia, ma tanto in Italia hanno, nessuno pubblicherebbe quello che ho pubblicato io. Troppo materiali, troppi sensibili per essere pubblicati, va bene? Allora mi contatta a quel punto e anziché pagare il prezzo pieno, gli posso dare un 30% di sconto. Ma vorrei essere chiaro, io non ho niente da vendervi, eh? A me, per me potete non comprare niente, sono affari vostri, io faccio queste cose qui perché mi diverto, sono un ricercatore indipendente, credo di aver capito quello grosso modo che dovrà succedere con il grande reset di Schrapp, e ce l'hanno detto e ripetuto ormai per chi si documenta un po' dagli anni 70-80 queste cose, e prima o poi lo faranno. Sapete cosa vuol dire in inglese grande reset? Vuol dire azzeramento del conto corrente che avete in banca. Cosa credete che voglia dire? Se voi invece vi trasferite e diversificate parte del patrimonio che avete in giacenza sul conto corrente che non vi rende niente, in oro, in una veste in questo caso, quell'oro lì non ve lo toccherà nessuno, e senza saperlo farete un'operazione che si chiama di transustanziazione di moneta fiat in oro, moneta, oro vero, che non sarà più di patrimonio della Banca Centrale Europea, che ha messo il suo copyright sugli euro, che appartiene quindi a lei, ma apparterrà in questo caso a Massimo Guerrieri. Il mio vero nome è Massimo Guerrieri, poi ho usato come nome d'autore Massimo Michele Guerrieri perché c'erano altri autori con lo stesso nome, quindi per evitare problemi ho usato il mio secondo nome, e adesso per farla semplice mi chiamano Dottor Max, che è venuto fuori un po' così per caso parlando con degli amici. Bene, ecco, non so se ti ho dato la risposta. Un bye, se hai altre domande. Sì, sì, no, no, grazie, grazie, mi avete risposto, grazie a entrambi. Prego. Prego. Allora, altre domande sul grande reset? Che cos'è secondo voi il grande reset? C'è nessuno che ha fatto mente locale. Che cosa dovrebbe succedere? La faccio io una domanda a voi. Secondo voi cosa succede il grande reset? Che vuol dire? Che cosa faranno questi psicopatici? Dopo la pandemia, la terza guerra mondiale è partita, si sa l'evoluzione, come andrà a finire, ma è partita, non c'è dubbio. Se voi leggete il capitolo 4 avevano già previsto tutto, Albert Pike e buon Giuseppe Mazzini, avevano previsto la prima guerra mondiale, che si è realizzata esattamente come l'avevano prevista loro 55 anni prima. Si è realizzata la seconda guerra mondiale così come l'avevano prevista loro 75 anni prima, e quindi siccome il numero perfetto all'interno di ambienti iniziatici e non solo è il numero 3, la numerologia, i codici, la cabala, i cyber, sono il linguaggio dei segni, no? Si chiama fondamentale per loro e per capire gli eventi che ci circondano, ci sarà anche la terza, e la terza guerra mondiale sarà grosso modo, con molta probabilità, quella che non ce l'hanno fatta con l'Iran, vi ricordate? Se fosse stata eletta la Clinton avrebbero sacrificato l'Iran, e non ce l'hanno fatta perché è stato eletto Trump, hanno dovuto ripiegare sull'Ucraina. E questo gli è andato alla fin fine, gli è andato comodo anche a loro, perché il dollaro stava perdendo valore, la guerra in Europa metterà in difficoltà, come già sta facendo, l'euro da una parte e poi la Russia dall'altra, no? Perché ci fanno scontrare l'uno contro le altre, quindi chi sarà il vincitore secondo voi? Secondo voi chi vincerà questa guerra? La vincerà l'Europa? No, di sicuro. La vincerà in parte la Russia, ma soprattutto l'America, gli Stati Uniti. Semplice, semplicissimo. Quindi il dollaro si riapprezzerà,
Vi ricordo che quando si apprezza il dollaro, siccome è collegato all'oro, no? L'oro si paga in dollari, è chiaro che se il dollaro aumenta diminuisce il valore dell'oro, e poi comunque tanto piano piano quando si arriverà a un certo punto, scusate se sentite dei lavori, è perché ci sono, sentite rumori è perché ci sono dei lavori qui, mi scuso ma non ci posso fare niente. E quando poi collegheranno e ritorneranno alla moneta, collegheranno la moneta digitale al gold standard, naturalmente poi il prezzo dell'oro li schizzerà, perché avranno bisogno del valore dell'oro, vede, per stampare moneta, perché a quel punto non sarà più una stampa, sarà moneta digitale, comunque sia per produrre un certo numero di Ripple, loro avranno bisogno del controvalore in oro, quindi l'oro potrebbe schizzare a 200, 250, faccio questa previsione pazzesca, adesso ricordo che a 24, quanto è Walter oggi? 24, 25? 54 grammi. Era scesa a 52, quindi oggi questo momento è il momento ideale per comprare oro. Un momento ideale, non vi state a preoccupare anche quelli che in passato hanno comprato l'oro a 57, 58, 60, non vi state a preoccupare, tenetelo lì tranquillo, state tranquilli, è il migliore investimento che avete potuto fare, è al sicuro, è in un cavo al sicuro, nessuno ve lo tocca, se avete bisogno di qualche spicciolo potete comunque mandare la richiesta a Ovesta, vi vende 500, 1000, 2000, quelli di cui avete bisogno. Il giorno dopo ce l'avete sul conto corrente senza nessuna fee, nessun addebito. E state tranquilli sotto questo punto di vista. Vedete di riuscire a gestire le altre emergenze, come per esempio quella di mettere insieme un piano B, perché le cose non andranno meglio in Italia fino al 2025. La data che hanno dato loro, di cui ho parlato tante volte, è probabilmente il marzo, non sono sicuro sul mese, ma sono sicuro sull'anno, nel 2025 succederà qualche cosa. Potrebbe anche essere l'anno del grande reset. Ecco. Ci sono altre domande? Fatemi pure domande, quello che a me abbatte, quello che ritenete opportune. A me non mi piace parlare. Ho già detto tante cose oggi. Io volevo salutarvi, non vi ho salutato prima per non sono che ha domande, ma anche le più strane, non abbiate timore. Natalino, come stai? Sei riuscita a leggere le integrazioni sul fondo fiduciario che ti ho inviato? Prego. Prego Isabella. Ciao, buongiorno. Isabella? Grazie. Isabella ha aperto. Sì, buongiorno. Ha aperto una premium la scorsa settimana. Grazie, Isabella. Perdonami, ho detto un segreto. Quindi è ufficialmente una nostra cliente. La benvenuta. Ecco. Ho apprezzato molto. Bene, mi fa piacere, Isabella. È stato un piacere. Allora, io do il benvenuto a Marilena. A Marilena, che vedo che si è collegata in questo momento. Ciao Marilena, ciao. Come stai? Mi ciao senti? Max, ciao. Ciao, ciao. Dove sei? Sei a Zanzibar, vero? Sono a Zanzibar. Sì, spocchi spocchi e adesso ti guardo per qualche minuto, poi dopo ti risaluto. Ciao. Ciao, ciao cara, ciao. Marilena è una delle amiche che è venuta a trovare con Mary, è qui accanto a me, qui vicino, non so dove sia. Ecco. E quindi dopo andiamo a pranzo insieme, cioè. Ecco, benissimo. Allora, ci sono altre domande? Natalino, volevi intervenire? Vuoi dire niente? Ti voglio scocciare, eh? Se non volete parlare non ci sono assolutamente problemi. Abbiamo fatto 45 minuti, ho già detto tante cose. Oggi il titolo che ho dato è Storia dell'oro e il grande reset. Se voi vi andate ad ascoltare gli interventi precedenti, io affronto in maniera abbastanza dettagliata, grazie a delle informazioni che ho ricevuto da un amico Cosimo, che ringrazio,
quella che dovrebbe essere un po' la struttura futura di tutto il sistema finanziario, che sarà completamente digitalizzato, ci saranno tante monete digitali, perché hanno delle grosse difficoltà a creare una moneta unica. All'inizio secondo me l'avevano anche detto, no? Di andare incontro alla moneta, di voler fare una moneta unica, ma rimane difficile. E allora ci saranno monete digitali che saranno diciamo utilizzate in Oriente, in particolare in Cina, monete digitali che saranno, l'euro sarà probabilmente convertito in un'altra moneta digitale che si chiamerà in una maniera piuttosto, e ogni zona, e anche, attenzione, anche la Russia fa parte di questo progetto. Non pensate che Putin sia il buono che arriva in Italia e ci salva, non esiste questa cosa qui. Putin è il Mussolini, o se preferite l'Hitler di turno, che è funzionale in questo caso alla creazione del nuovo ordine mondiale, e più nemmeno, anche lui è pienamente cosciente. Tutti questi personaggi che fanno carriera, tutti nessuno escluso, sono tutti iniziati. E per iniziati, chi mi segue sa che non considero soltanto quelli che sono entrati in massoneria, ci sono anche altri iniziati. Quindi il mondo è gestito e funziona, come ci ha ricordato Roosevelt e anche come si chiama, un altro presidente americano, come si chiama, allora poi mi viene in mente, ve lo dico, in maniera molto diversa. Anche il dottor Day ce l'ha ricordato nel capitolo 1, i governi funzionano in maniera molto diversa da quello che si pensa noi. I governi non decidono praticamente quasi niente. I politici sono degli amministratori di società private. Quasi tutte le nazioni sono società private. Non voglio dire tutti, perché chi mi conosce sa che bisogna usare sempre il condizionale. Questa è una condizione essenziale se non si vuole essere bannati, tagliati da YouTube. Infatti, utilizzando questi accorgimenti, questo e anche altri, YouTube non mi ha mai bannato, nonostante io di cosettine ne abbia dette nel corso di questi ultimi, diciamo, sul mio canale ho fatto interventi gli ultimi 3 anni, però 3-4 anni, forse anche 5, perché con Ubaldo Croce ho fatto cose anche nel 2014, il tempo passa velocemente. A proposito, nel 2014 ho rilasciato un'intervista su Grillo e sul Movimento 5 Stelle, chi la vuole, intervista numero 6 o 7, se la può andare a vedere sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri. Quindi probabilmente anche vivendo in America, insomma, alcune cose le percepisci in maniera un pochino più chiara, no? Quando invece stai in Italia, non parli in inglese, non lo capisci, purtroppo è dura, riuscire a prevedere certe cose. Allora, io ringrazio, do il benvenuto anche a Giannullo, immagino che si chiami. Adesso io vi mando un messaggino a tutti, come vedete, così vi memorizzo la volta successiva, magari quando faccio un intervento, un massaggio veloce, così, come follow up, come si dice in America. Allora, ricordo che la consulenza è gratuita sull'oro, e che sono anche il promotore del piano B e piano C per spostarsi anche temporaneamente in Tanzania o a Zanzibar. Sono abbastanza contento, chiuderò l'anno con avendo accolto circa 25-30 persone in totale, quindi non è andata male, sono rimasto, insomma, contento. Io sono qui per dare delle informazioni generiche per coloro che stanno lavorando su un piano B. La Tanzania è un paese bellissimo, a mio avviso, soprattutto dal punto di vista delle bellezze naturali, un clima fantastico, io per me come se fosse in paradiso. In questo periodo, per esempio, stiamo entrando nell'estate, ci sono 30 gradi, 31 gradi, 32, però è sempre ventilato, ed è soprattutto in Tanzania, nella parte di là, è
caldo secco. Io non so come sia possibile, io vivo vicino al mare e non c'è umidità. C'è questa, sempre questa brezza che soffia dal sud e che evidentemente ha un basso contenuto di umidità. È una cosa veramente difficile da spiegare. Qui naturalmente siamo in un'isola, Zanzibar è un pochino più umida, però si sta sempre abbastanza bene, ecco, non è che sia una cosa, poi c'è anche l'aria condizionata quando c'è bisogno. E quindi io veramente suggerisco a tutti di seguirmi anche il mercoledì sera, quando alle 21 faccio gli interventi, facevo gli interventi sul piano B, tutti i miei video sono comunque caricati, i miei interventi sia sulla consulenza oro che sul piano B e C sono disponibili, quasi tutti sono disponibili sul mio canale di YouTube sotto Massimo Michele Guerrieri. Adesso ho anticipato l'intervento, come avete visto, del sabato alle 9, perché ci sono due ore, entrata l'ora legale in Italia, quindi non c'è l'ora legale, andavo troppo sul tardi, e stessa cosa per l'intervento sul piano B, che sarà alle 18.30 in Italia, perché se no 18.30 o comunque 19, in quella fascia d'orario lì, se no per me diventa troppo tardi, a mezzanotte, mezzanotte e mezza, poi sono anche stanco, insomma. Allora, questo vi ho presentato in questo modo. Ricordo anche che per coloro che mi seguono sui miei canali, io offro gratuitamente il prospetto sul piano B e il piano C, che costerebbe 33 euro, lo offro gratuitamente insieme al, come ho detto, al link per scaricarsi la trilogia. Me l'avete chiesta, ma me l'avete chiesta troppo pochi, in pochi. Purtroppo bisogna leggere di più, bisogna capire che la delega non serve a niente. Secondo l'articolo, mi sembra ricordare, 47, il parlamentare che noi si elegge nel partito del nostro scelto, poi ha la libertà costituzionale di andare a andare nel gruppo misto e fare, insomma, non ha vincolo di delega. Non ha vincolo, scusate, di mandato, e quindi può lavorare per chi vuole e finisce per rappresentare soltanto coloro che gli hanno dato i soldi per arrivare lì. Di noi non gliene frega assolutamente niente a nessuno. L'unica maniera che abbiamo per controbattere questa cosa qui è quella di studiare di più, non c'è altre possibilità. Io poi, se c'è qualcuno che c'ha la bacchetta magica, o che pure che pensa che poi arrivino gli alieni, che con il Salvatore che arriva e ci libera tutti, io vi faccio tanti in bocca al lupo, ma questo non avverrà mai. Quindi bisogna essere un pochino più, tutti un pochino più veramente anche coscienti, responsabili, che siamo noi i creatori del nostro futuro. In questo senso sono d'accordo con Malanga. Non siamo i creatori dell'universo, lui dice siamo i creatori dell'universo. No, però siamo noi che creiamo il nostro futuro. Però noi dobbiamo fare qualche cosa. Fare qualche cosa, per esempio, significa partecipare in maniera un pochino più attiva quando il dottor Max fa i suoi interventi e vi chiede di fare domande, perché si sta lì senza fare niente, si ascolta, invece bisogna agire. C'è un termine molto chiaro che in italiano non si usa mai, perché noi purtroppo non soltanto non sappiamo le lingue, non conosciamo le lingue, ma sappiamo poco anche l'italiano. C'è un termine che si chiama assertivo, andatele l'essere assertivo, andatelo a vedere sul dizionario, che individua proprio il soggetto che ha queste caratteristiche, cioè colui che ascolta, che ragiona sulle cose, ma poi le fa in maniera attiva. Quindi io anche nella mia metodologia, perché faccio anche un po' di consulenza, no? Dei ragazzi giovani qualche volta, gli dico: dovete essere positivi, perché se si ha l'atteggiamento negativo, ci si lamenta di qui, ci si lamenta di là, è bene rimanere in Italia e non fare assolutamente niente, perché con questa mentalità non ci si può nemmeno, fra l'altro, spostare all'estero e non si creerà niente di buono nel nostro futuro, avendo questo atteggiamento. Essere assertivo e soprattutto agire.
provare, tentare, invece di andare in vacanza e fare una gita a Zanzibar andando in un resort bellissimo, spendendo un sacco di soldi e non imparare niente, chiamatemi, vi faccio fare la stessa vacanza, la fate poi magari per 2 o 3 giorni, però venite qua, avete un'esperienza diretta di come vive questa gente, e sono tutte cose proprio dello stile di vita, di come ragionare, che sono quelle cose che poi vi arricchiscono veramente. Se io so qualche cosina, è grazie all'esperienza che ho fatto anche in America, perché in particolare a New York te non fai l'esperienza soltanto di New York, della grande mela, di tutte queste cose qui, no. E fai l'esperienza vivendo con gli ebrei, perché io ho vissuto a Great Neck, che è una comunità ebraica, e quindi capisci molto della loro mentalità, molto importante, e capisci che sono così vincenti in quello che fanno. Però conosci sudamericani, centroamericani, canadesi, persone che ti viene dall'Australia, di Nuova Zelanda, quindi io potrei fare in un certo senso anche la consulenza per coloro che vogliono andare in Perù, per esempio, o quelli che vogliono andare in Ecuador. Nessuno parla mai dell'Ecuador. L'Ecuador, benvenuta Emma, sto parlando adesso di un po' di consulenza, no? Di quello che sto facendo io, eccetera. E nessuno parla mai su destinazione estero dell'Ecuador. L'Ecuador è il miglior paese dove puoi andare in Centro America. È inutile sta a parlare di Costa Rica, Nicaragua, Brasile, Paraguay, non mi fate ridere. E c'è un paese che tutti lo sanno negli Stati Uniti, infatti molti vanno, si ritirano lì, vanno in pensione lì, è l'Ecuador. C'ha uno dei migliori climi al mondo. La vita non costa niente, è un paese nell'insieme sicuro, molto più sicuro del Brasile o di tante altre zone, e non se ne parla mai. Ecco, vedete quanta disinformazione c'è in giro. A me mi dispiace dire queste cose qui, perché vedo che c'è tanta gente che cerca anche di dare il proprio contributo dando una mano, no? Però purtroppo tante volte fanno più confusione che altro. Quindi, qualora concludo il discorso estero, perché oggi parliamo del grande reset, se consiglio, lavoratevi su un piano B, prima emergenza, lavorate su un piano B. Secondo, non tenete tutti i soldi sul conto corrente, diversificate. Questo ve l'hanno detto in tutte le maniere. Il grande reset nella sostanza significa prendere i soldi, quei pochi che ci sono rimasti in tasca, metterli in digitale, darvi un telefono o un microchip e dirvi: d'ora in poi i soldi non esistono più, utilizzerai il telefono. Pensate che dica delle cose. In Cina lavorano già così, fanno tutto col telefono. In Cina fanno tutto col telefono, contante non esiste quasi più. Andate, informatevi. Quindi è già realtà queste cose. È l'unica maniera che vi protegge il vostro asset è quello di comprare oro e metalli preziosi. Comprateli dove volete, ma comprateli. Ecco, questa è un po', tra virgolette, la missione che mi sono dato nel mio piccolo in questo periodo. Ci sono delle domande? Sto parlando troppo, voglio che facciate voi delle domande. Prego. Ascolta, ciao a tutti. Max. Ciao Natalino. Non è che stiamo fermi, ci muoviamo, non ti preoccupare. Io ho investito un po' in franchi svizzeri, ho preso un po' di oro e sto guardando, ho investito anche un po' sui Ducatus, sulle criptovalute, ho messo un po' di roba anche lì. E un po', io ho una fattoria, perciò terreni e quant'altro sono a posto, animali. Da quel lato lì mi sento, ecco, e ho fatto questa diversificazione qua. Mi interessava anche lì la Tanzania, perché come ti avevo già detto qualche tempo fa, c'è anche il nostro amico comune, mi sembra, il dottore Leopoldo Salmaso. Sì. Ecco, che lui è che è responsabile della vaccinazione là. Delle vaccinazioni, proprio quelle classiche, no? Questa porcheria che stanno iniettando alla popolazione mondiale.
Ecco, e anche lui conveniva di questo piano B di fare una visita in Tanzania. Questo ce lo siamo un po' messo, sarebbe il momento giusto questo qui da fare, un giro di là per vedere com'è la situazione. Allora, se liberi di libero natalino di purtroppo trovare il dottore o venire con me, non ci sono problemi. Sì, sì, lo so, non ci sono problemi. L'unico però commento che posso dirti, perdonami, scusa, sì, finito? Sì, 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 vai, vai. No, vai. L'unica cosa che volevo dirti è che te hai diversificato, però non mi convince molto la tua diversificazione, perché se mi dici che hai dei terreni, va bene, terreno diciamo che va sempre bene. Però quando mi dici che hai comprato franchi svizzeri e che hai comprato criptovalute, lì non hai diversificato, secondo me, nella direzione giusta. Voi dovete stare fuori da tutte le valute e da queste porcherie cripto che vi vendono. La seconda azienda più grande d'America, si chiama FX qualcosa, ha applicato, ha fatto il file per bancarotta, ieri o l'altro. Come ve le devo dire queste cose? Queste aziende qui, soprattutto quelle che non sono controllate dall'elite, andranno tutte fuori business e metteranno le loro criptovalute. Ma hanno perso l'80% le criptovalute, santo Dio. Comprate oro, è l'unica soluzione in questo momento qui. Compratelo dove volete. Però ascolta, in Australia, quando c'è stato lo sciopero dei camionisti contro questa vaccinazione, hanno bloccato la moneta locale e si sono mosse solo con le criptovalute lì. Solo con le criptovalute. Ti dico, questa qua non riescono a bloccarci completamente. Ma non c'entra nulla. Ma cosa c'entra? Quello lì è stato un momento. Magari l'hanno fatto anche per dare un boost alle criptovalute. Noi non sappiamo niente di quello che succede di dietro, veramente. Le criptovalute sono numeri nel computer. Non sono cose reali. Non sono cose reali, non esistono, non hanno controvalore, sono come un pezzo di moneta in cui c'è scritto $100, non c'è un valore intrinseco, l'accettiamo perché è convenzione di accettarla. Nel momento in cui $100 non valgono più niente, perché la levano, la ritirano, oppure come succede, dicono no, te hai, come è successo anche in passato. Vi ricordate le monetine in Italia quando levarono le lire, no? A un certo punto dissero valgono fino a quel giorno, da quel giorno in poi non valgono più niente, la possono fare in qualsiasi momento. Con l'oro non esiste questa cosa, non esiste, non è mai esistita nella storia dell'oro, non è mai esistito che ci sia stato un tracollo, che ci sia stata una confisca, perché è l'oro, è l'oro dei ricchi. Quindi uno, non sapendolo, ve lo dico io, in maniera involontaria, perché la persona normale magari non ha fatto certe ricerche, si entra nel salotto buono dalla porta di servizio e non c'è toccare a nessuno quei soldi lì. Io non so più come dirvele queste cose lì. In questo particolare momento, in un altro momento, in un altro ciclo, per esempio subito dopo il 2008, certo che si poteva investire in quote azionarie di aziende credibili, certo, e infatti poi il mercato azionario ha ripreso. Però adesso i 10-12 anni del ciclo classico americano sono già finiti da tempo e stanno tenendo Wall Street puntellandola. Hanno dovuto inventarsi anche il quantitative easing per puntellare la borsa. Dove credete che siano andati a finire tutti i soldi che hanno stampato? In tasca nostra? Sono andati a puntellare la borsa, che ha avuto un boom economico di esplosione. E dov'è il valore reale della merce, che dopo i 2 anni di pandemia non hanno prodotto niente, nessuno? È stata una crisi assoluta. La borsa ha fatto il doppio? Com'è possibile? Ma ora a me, io posso essere una persona molto aperta, no? Ho creato un sito che si chiama
a mente aperta punto net, ma non sono mica uno stupido, eh. Almeno questa qui non me, a me non me la vendono, I'm not gonna buy, dicono in America. Quindi bisogna essere un attimino più attenti. Perdonami Natalino, non voglio essere scortese con te, però ho preso lo spunto da quello che mi hai detto per cercare di darvi una sgrollata, per quello che posso fare, e di farvi ragionare con molta attenzione nel tentativo di farvi fare gli investimenti giusti. Poi io non lo so quello che hai comprato di in proporzione al tuo patrimonio, perché se mi dici ho comprato il 5% di franchi svizzeri, va bene, non ci sono problemi, hai comprato il 5% di criptovalute, va bene, e spero che tu non abbia comprato il 30% del tuo patrimonio, perché Vabbè, ora non entrare nei dettagli, perché queste sono cose tue, ho fatto un discorso, cioè... Sì, bene, hai altre tanto. Domande hai letto le integrazioni, sì, di che Massimo. Ti ho mandato, le hai lette attentamente? Sì l'ho letta quasi tutta l'ho letta, perché purtroppo molto interessante, sì. Non ne posso parlare in diretta, però quando è finita l'ho letta tutta, se vuoi ci possiamo sentire in privato, e va bene. Perfetto. Grazie Natalia. Ci sono altre domande? Ricordo che le integrazioni dei due PDF sono fondamentali per completare insomma un po' lo studio, no? Se volete farlo, lo studio sull'oro, sono a disposizione, sono caricati anche sul mio canale Consulenza Oro di Telegram, se andate un po' indietro lo trovate, se non le trovate me le chiedete e ve le rimando. Ricordo che la Consulenza Oro, sia per quello che mi riguarda sia per quello che riguarda il dottor Walter, è gratuita. Allora, se non ci sono altre domande, io oggi chiuderei qua, anche perché dopo un altro intervento e più tardi sono un po' di fretta, che sono occupato con le mie due amiche. Oggi andiamo a visitare la fattoria delle spezie, una cosa molto interessante, come sapete, lo dico io, Zanzibar è piuttosto famosa per i chiodi di garofano, per la vaniglia e per altre cose. Esperienza, ci sono già andato 3 o 4 volte, ma tutte le volte che vado imparo cose nuove, perché uno dei problemi più grossi che abbiamo è quello che non si conosce in particolare il linguaggio dei simboli, come ci ha ricordato uno dei più grandi attori americani, completamente sconosciuto anche a livello universitario in Italia, che si chiama Manny P. Hall, e di cui io parlo abbondantemente nella trilogia. Allora, se non ci sono altre domande, io chiuderei qua. Credo che abbiamo capito, no? Che cosa sarà il grande reset. Ve l'ho detto, magari c'è qualcuno che vuole degli approfondimenti, ci pensa, e poi magari mi può contattare in un secondo momento. Per quello che riguarda i link che io metto a disposizione, quindi il piano B o il piano C per venire in Tanzania Zanzibar, i link dell'oro menteaperta.net, che trovate su menteaperta.net, e anche le integrazioni di cui ho accennato, se avete qualche persona che pensate sia particolarmente sensibile al piano B, al discorso oro, potete sicuramente condividerlo, non ci sono problemi. Volevo anche ricordarvi che sto organizzando dei safari, quindi se c'è qualcuno che vuol fare una bella vacanza, venire in Tanzania, ricordo che la Tanzania è la destinazione numero uno al mondo per i safari, una cosa veramente da fare se c'è la possibilità. Allora io mi fermerei qui, mi sembra linea di massima. Walter, vuoi aggiungere niente in chiusura? No, che sono contattabile sempre, chi contatta te può avere i miei riferimenti, e quindi, come hai già detto tu, la consulenza è gratuita,
E sono volentieri a disposizione di chi avesse interesse ad approfondire. Benissimo, ricordo in serata soltanto, scusate, confusione, ricordo che ne ha parlato precedentemente, magari la conteremo in maniera più dettagliata la prossima settimana. State attenti a tutte quelle aziende che apparentemente vi dicono che vi comprano oro, ma che in realtà utilizzano i vostri soldi per fare speculazioni finanziarie. Sono quelli che vi pagano interessi al mese. Non esistono interessi al mese nell'investimento classico, quello vero sull'oro. L'investimento è un investimento nel medio e lungo periodo, ma non ci sono interessi. Lavorano tutte le aziende serie e lavorano in questa maniera. Quindi, poi si può discutere se te lo consegna a casa, sfuso, lo tieni in un deposito, in un capo piuttosto che in un altro, ma non ci sono interessi, c'è solo una piccola fee da pagare per il deposito dell'oro, per coloro che optano per il deposito e basta. Gli altri dovranno fare una fee per il trasporto, virtualmente il trasporto. State attentissimi che queste sono truffe. Nel momento in cui ci sarà il grande reset perderete tutto, eh? Io ve lo dico in maniera chiara. Benissimo, allora io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e vi do appuntamento per il piano B e piano C mercoledì prossimo alle 18.30 italiane oppure alle 19 per ricevere il messaggio, la comunicazione ufficiale, fate informarsi un attimino, e per quello che riguarda la consulenza oro il prossimo sabato alla stessa ora alle 9. Auguro un buon fine settimana a tutti, grazie. Ciao, saluto a tutti, grazie. Tutti quanti. Ciao a tutti. Buon fine settimana. Grazie. Buon fine settimana, ciao Walter. Ciao a tutti.